Ciao a tutti, amici, e ben ritrovati in questa nuova video recensione. Oggi voglio parlarvi di un oggetto che ultimamente sta andando molto di moda e devo dire che è parecchio utile per effettuare riprese stabili, senza tremoli e quant'altro. Ebbene sì, vi voglio parlare di questo gimbal Gimbal Atom. Dopo una lunga ricerca ho optato per acquistare questo, questo gimbal. E ora vi spiegherò il motivo per la quale ho acquistato questo che comunque costa un pochino di più potete vedere il link in descrizione come sempre sulle 160 euro però è veramente un buon prodotto per prima cosa possiamo notare che è richiudibile quindi diciamo eh, occupa poco spazio rispetto agli altri che comunque rimangono, rimangono aperti Adesso andiamo a vedere appunto i lati, i lati positivi. Già tenendolo in mano ci si accorge che comunque eh, è ben fatto, eh, ha una plastica mh, ben resistente e comunque eh, si sente che mh, i 160 euro comunque eh, li vale ed è un, un oggetto abbastanza professionale. Per eh, poterlo aprire noi qui abbiamo questo pulsante, quindi premiamo questo pulsante e alziamo in alto il nostro, il nostro gimbal, dopodiché abbiamo altri due sblocchi, dobbiamo sbloccare questo braccio semplicemente eh, ruotando e poi andiamo a sbloccare anche il supporto dove andremo a tenere il nostro cellulare, naturalmente qui abbiamo eh, appunto i lucchetti, ci dice da quale eh, lato dobbiamo girare per poterlo sbloccare e questo è il nostro gimbal aperto. Qua abbiamo diversi pulsanti dove noi potremmo andare a comandare tramite la sua applicazione e poi per quanto riguarda l'applicazione ho qualcosa da, da ridire e comunque andrò ad effettuare un nuovo video successivamente quindi comunque sia con i pulsanti potremo andare a gestire tranquillamente l'applicazione la, Snoppa scaricandola appunto dal proprio sito che c'è sia per iOS che per Android. Abbiamo qui anche eh, quest pulsante, questi due ulteriori pulsanti e andremo a vedere poi a cosa, a cosa ci servono. Questi altri laterali, scusate che non vi ho fatto vedere, vedremo sempre a cosa servono, è il pulsante di accensione. Poi al di sotto possiamo comunque andare ad estendere il nostro gimbal eh, per farci i selfie eh, o qualcosa comunque di, di simile. Una cosa che mi ha incuriosito e quindi mi ha, ehm, diciamo, eh, eh, convinto di dover acquistare questo, questo gimbal è una cosa che molti, molti non hanno: praticamente, quando noi andremo a eh, inserire il nostro telefono, se il nostro telefono è dotato di ricarica wireless, nel momento in cui noi andiamo a riprendere, ebbene sì. È dotato di ricarica wireless quindi non c'è bisogno di collegare cavi e cavetti per poter ricaricare il nostro smartphone però se non è dotato di ricarica wireless comunque sia l'Atom ha pensato bene di dotare eh, appunto eh, il supporto del cellulare con eh, un jack, adesso vi spiegherò a cosa serve, è una presa eh, type C per poter ricaricare il proprio telefono. Avremo comunque anche tutti in dotazione, i vari cavetti in dotazione che vedremo successivamente. Dopodiché, cosa importante: questo jack. Abbiamo sempre con noi anche il, il cavetto in dotazione. Colleghiamo il jack al nostro telefono e successivamente eh, qui all'entrata all jack del gimbal e poi andremo a inserire per esempio il nostro microfono. Uh, a questa fantastica appunto uscita e mentre noi riprendiamo e facciamo le nostre riprese professionali col microfono possiamo comunque parlare e quindi mh, fare delle riprese praticamente proprio davvero professionista adesso andremo comunque a vedere nel dettaglio tutte le sue funzionalità come si ricarica il, il telefono e, e tutto tutto il resto per quanto riguarda sempre l'applicazione, rimanete sintonizzati, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella perché successivamente vi parlerò anche dell'applicazione. Allora amici, questo è quello che noi andremo a trovare nella scatola del nostro Atom. Un sacchettino per richiuderlo e tenerlo sempre con noi, questi tre adattatori e un manuale di istruzioni in italiano tradotto eh, però comunque in italiano eh, ci permette appunto di capire molte molte cose per quanto riguarda il nostro il nostro Gimbal i pulsanti appunto che vi dicevo prima i due pulsanti laterali questo appunto ci permette di eh, effettuare eh, lo zoom o comunque di sfocare un'immagine in primo piano o di mettere a fuoco quest'altro pulsante Vedremo adesso con il cellulare installato a cosa servono e l'uscita jack che vi comunicavo prima per poter appunto attaccare un microfono, comunque anche un microfono direzionale e quant'altro. Qui abbiamo il nostro joystick che ci permette di ruotare il nostro gimbal per fare dei piccoli spostamenti, il pulsante per. Eh, azionare eh, appunto le riprese o per spegnerle questo pulsante per entrare nel menu dell'applicazione Snoppa atom forse di sottofondo state <ride> ascoltando anche mia figlia eh, abbiamo questa ulteriore pulsante che ci permette eh, facendo alcune pressioni di eh, impostare il nostro gimbal eh, sulla mh, modalità running quindi per poter correre molto più reattivo questo ulteriore eh, pulsante che ci permette di azionare la ehm, ricarica wireless e poi qui abbiamo appunto l'entrata per poter ricaricare il nostro gimbal questo gimbal ci comunicano che dovrebbe eh, durare comunque 24 ore io non ci credo non l'ho comunque testato però eh, ha una buona durata eh, dopodiché diciamo ricaricando anche il telefono naturalmente eh, la eh, durata diminuisce però Mm, ha ah, una bella bella batteria di 2000 mAh che ci permette comunque di eh, fare delle riprese eh, belle stabili eh, e senza appunto eh, nessun movimento oh, strano brusco. Adesso andremo a vedere eh, con il cellulare come si comporta il nostro gimbal. Allora amici, abbiamo installato, come potete vedere un cellulare abbastanza grande, giusto per farvi eh, vedere la capacità di questo gimbal. Praticamente parliamo di un Samsung Note 4, quindi è parecchio, parecchio grande. Perché è stato storto? Perché il nostro gimbal ancora è spento. C'è da fare comunque anche una prima calibrazione, poi farò un video a parte solo per la calibrazione perché inizialmente anche se lo accendete magari il vostro gimbal potrebbe rimanere storto in questo modo quindi c'è da fare questa calibrazione ma farò un video di pochi minuti giusto per non appesantire questo, questo video più in là allora eh, abbiamo installato il nostro Samsung Note 4 per far sì che il nostro gimbal eh, abbia una durata maggiore per quanto riguarda la sua batteria, ci conviene diciamo già mh, farlo direttamente noi, cercare di eh, equilibrare eh, a, mh, appunto a gimbal spento il nostro cellulare. Quindi andremo a spostarlo più um, a centrare il baricentro. Ecco, qui non mi usciva appunto la parola giusta. Andiamo a centrare di più il baricentro per farlo, ecco, quasi quasi rimanere dritto. Dopodiché andiamo ad accendere il nostro, il nostro gimbal direttamente da questo pulsante, ed ecco a voi che il gimbal praticamente ha centrato e messo in asse il telefono. Noi appunto facciamo spostamenti sinistra e destra e lui segue i nostri spostamenti in su e in giù e lui segue appunto gli spostamenti con questo joystick possiamo ruotare ecco il nostro gimbal ruotare il choir in su e in giù col pulsante posteriore premendo due volte ritorna diciamo alla posizione iniziale adesso vediamo le ulteriori novità di questo appunto fantastico gimbal Ecco qui, possiamo anche ruotarlo in verticale. Teniamo premuto il pulsante, possiamo farci anche un selfie, tenendo premuto questo pulsante, pulsante M. Quindi, tenendo premuto il pulsante M, lui appunto eh, ruota la, la propria fotocamera. Premendolo una volta sola, ruota nuovamente in orizzontale. Riteniamolo premuto, ci facciamo appunto un, un selfie. E possiamo appunto, effettuare le nostre riprese selfie. Devo dire che è molto semplice da utilizzare. Eh, adesso vi farò vedere qualche video ripreso appunto col nostro gimbal per farvi vedere le riprese appunto come vengono nitide e stabili. Abbiamo adesso installato, come vedete, il cellulare diverso un Note 8 della Samsung, quindi sempre un cellulare abbastanza grande, dotato di ricarica wireless per farvi vedere appunto come attivare il wireless. Allora, andiamo ad aprire il nostro Atom, sempre con questa levetta. Dopodiché andiamo a premere una volta sola questo oh, pulsantino. Vediamo cosa succede. Premiamo il premio il pulsante. Attendiamo un poco. E vedete appunto che si è attivata la ricarica wireless veramente veramente fantastico allora questa è una piccola ripresa appunto con eh, nostro gimbal atom ho il cellulare installato sto effettuando questi piccoli movimenti per farvi vedere che comunque le riprese sono abbastanza stabili ho collegato il microfono adesso andremo a vedere il tutto anche davanti allo specchio qua abbiamo ruotato un attimino in verticale quindi vedrete con la testa un po, uh, un po storta E qui adesso ci sono io col microfono collegato come appunto oh, vi, dicevo, vi dicevo prima, ehm, e sto effettuando questa ripresa col nostro oh, gimbal Atom. Adesso tengo premuto il pulsante, eh, appunto tipo il, il grilletto, tengo premuto, e vedete che praticamente io posso ruotare intorno al, al gimbal. L'immagine rimane sempre ferma da un lato, ma io sto praticamente rotando intorno, adesso libero nuovamente diciamo, il grilletto e l'atomo ritorna alle sue impostazioni diciamo originali. Ecco qua. Allora, eccoci con il nostro atomo di fronte allo specchio. Come potete vedere, ho collegato il jack sia al cellulare che dietro al nostro, il nostro gimbal. Eh, anche se eh, appunto il jack è collegato, non dà fastidio ai movimenti del, dell'atom. Ecco qui, vi ho rigirato nuovamente la, il video. Quindi praticamente è molto stabile. Vedete i movimenti: mi muovo a destra e a sinistra. Lui leggermente segue tutti i miei movimenti. Se tengo premuto questo pulsante, anche se io ruoto a destra e a sinistra, lui comunque sta, sta fermo. Liberandolo ritorna tutto come prima, quindi mi muovo a destra e a sinistra. Se lo premo per due volte e lo tengo poi premuto, praticamente lui è molto più reattivo ed è, si attiva diciamo, in automatico la modalità running. Come vedete i movimenti sono molto più, più fluidi. Liberandolo ritorna tutto come, come prima. Ragazzi, ehm, sono pienamente soddisfatto di questo, questo gimbal. Eh, devo dire che soddisfa appieno, eh, appunto, le mie, eh, le mie esigenze. Eh, che dire, ve lo consiglio. Eh, naturalmente, lasciate un like se avete qualche domanda, qualche dubbio, scrivetelo in descrizione, attivate la campanella così seguirete poi i prossimi eh, video che riguardano appunto l'applicazione eh, di, di questo gimbal. E ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.